sono rappresentanze e abbiamo voluto avere questo incontro per dire in piazza quello che potevamo dire in un locale chiuso, e cioè che è maturo il tempo per costruire in Italia una federazione di tutti i movimenti autonomi che ci sono, considerato il fatto che gli agricoltori non hanno più rappresentanza né sindacale né politica né di altra natura. Allora questo lo dobbiamo costruire insieme, da oggi, dandoci appuntamento, come diceva chi mi ha preceduto prima di me, Francesco Aiello. Quindi qui oggi nasce la federazione dei movimenti. E voglio dire, io colgo l'occasione, dipende da noi. Abbiamo una forza enorme e infatti dobbiamo fare una federazione che sia autonoma dai partiti, dai governi, dalle banche, dalle multinazionali, che sia espressione dei coltivatori, punto. Perché io colgo l'occasione della presenza del sottosegretario Michiglia per dire: guardate, in Italia dichiarazioni che ha fatto Equitalia e l'INPS, abbiamo 980.000 aziende agricole esposte verso l'INPS e verso le banche, verso l'INPS per 11 miliardi e mezzo e verso le banche per 37 miliardi di euro, cioè una questione sociale, occupazionale, democratica, di ordine pubblico. Allora, c'è stata la finanziaria, l'articolo 23, nel quale si diceva che si sarebbero risolti i problemi dell'indebitamento delle aziende. Noi ci abbiamo creduto. Quando siamo andati a leggere, ci siamo trovati ingannati. Quella finanziaria inganna gli agricoltori e ci chiama a pagare ancora. Allora, io voglio fare una proposta molto semplice, cogliendo l'occasione di un rappresentante del governo. Tutte le regioni italiane hanno dichiarato lo stato di crisi. Tutte! È sufficiente che il governo, il ministro dell'agricoltura, prenda atto e riconosca che c'è stato lo stato di crisi. Per fare che cosa? Per bloccare per un anno tutti i pagamenti verso le banche, verso Equitalia, verso l'INPS, verso tutti. E per avere tempo, non per avere un regalo, ma perché noi discutiamo, noi confutiamo, noi non accettiamo né l'usura delle banche, che ci hanno praticato, né le cartelle false delle banche, perché ci chiedono di pagare cose che non dobbiamo pagare. Per questo ci vuole un anno di tempo per trovare non una soluzione qualsiasi, ma la soluzione utile a fare che cosa? Che questo è il punto di fondo. Noi ci rifiutiamo di continuare a lavorare in perdita e poniamo una questione politica seria di fondo. Le aziende agricole devono tornare ad avere reddito. Non possiamo lavorare in perdita, perché da anni, e lo sanno tutti, che le aziende agricole lavorano in perdita. Qual è l'attività economica nel mondo che lavora in perdita? Gli agricoltori hanno fatto perché sono legati alla terra, perché la terra non si abbandona come un'azienda industriale, ma non si può approfittare. Voglio chiudere su delle cose, guardate, lo voglio dire in silenzio, a bassa voce, perché se qualcuno pensa che con gli inganni, le promesse poi non mantenute, la macelleria che è già avviata nelle campagne, cioè la cacciata nostra dalla terra, è possibile, sta prendendo un abbaglio grande, perché noi andremo insieme dovunque c'è un caso di cacciata dalla terra per venire dall'altro all'altro, noi andremo ad impedire questa cosa, e lo faremo non solo per gli agricoltori, ma lo faremo per difendere l'Italia, perché l'unico settore, l'unico in Italia oggi che sta producendo ricchezza dell'agricoltura, questo settore non si può distruggere. Diamo la voce.